Un minuto di storia con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna in Foggia, un luogo che ha accolto Padre Pio nel 1916 e in questo periodo di quarantena ci sta dando la possibilità di raccontare a tutti voi la storia di Padre Pio. 17 aprile 1947 e Fra Agostino da San Marco in Lamis che racconta quello che è accaduto in questa giornata. Padre Agostino aveva scritto una serie di diari che poi sono stati raccolti e pubblicati, è stato pubblicato un unico volume, il diario di Padre Agostino, e se qualcuno a casa ha questo testo, il 17 aprile del 1947 sicuramente leggerà quello che è accaduto. Infatti dal suo diario scopriamo che Padre Pio continua la sua vita di unione con Dio e di bene con le anime, con l'esplicazione del suo sacro ministero, questo scrive Padre Agostino. Ancora continua l'affluenza di gente che viene da lui per confessarsi, ascoltare la sua messa, anzi in questi giorni, scrive Padre Agostino, l'affluenza è cresciuta, il padre è sempre presente, con tutti, riceve e consola tutti, anzi scrive ancora, tutti vanno via soddisfatti e contenti, benché tutti volessero avere ancora un altro minuto in più per poterlo vedere ed ascoltare. Quello che ci interessa ancora sapere è che Padre Agostino annota nel suo diario un episodio che era accaduto nei giorni precedenti. Era andato a trovare i frati Monsignor Andrea Cesarano, l'arcivescovo di Manfredonia, il quale raccontò un episodio avvenuto a Roma, al Sant'Uffizio, con un assessore. Lui disse a questi: quanti peccati avete lasciato nel mondo quando avete sospeso per 3 anni Padre Pio da Pietrelcina? Chiaramente si riferisce alla segregazione di Padre Pio dei 3 anni, dal 31 al 33, dove Padre Pio ebbe la facoltà di poter solo celebrare la Santa Messa all'interno del convento, nella clausura, nella cappellina interna. Per le confessioni degli uomini, infatti, Padre Pio rimane sospeso dall'11 giugno del 1931 al 25 marzo del 1934 e per quelle delle donne, invece, dall'11 giugno del 1931 al 12 maggio del 1934.